affrontare la gara europea? La rotta del Mediterraneo è sempre stata in primo piano, lo è tuttora. Ovviamente i media e i commenti politici e i commentatori politici le attribuiscono una maggiore o minore rilevanza sulla base del momento, ma il dramma del Mediterraneo esiste e, ahimè, resiste tutti i giorni, quindi è sempre al centro delle attenzioni, forse non lo è nella discussione dei media, ma lo è nel lavoro delle nostre donne, degli uomini, della Guardia Costiera, della Marina Militare, di chi tutti i giorni lotta per salvare una vita e strapparla dalla morte tra le onde. Quindi la questione del Mediterraneo c'è ancora. Io credo che la linea che l'Italia ha dato 2 anni fa, e cioè cooperazione internazionale, investimenti su un modello diverso di sviluppo e attenzione a un'idea diversa di Europa, sia quella che funziona, sia l'idea vincente. Speriamo che sempre di più, con il lavoro tenace, quotidiano di ogni giorno, questi valori che l'Italia ha portato avanti siano finalmente patrimonio comune di tutti. Ogni Consiglio europeo si fa un passettino, ma detta in italiano, che fatica che si fa, perché è veramente difficile cercare di far passare i messaggi di valori che sono quelli che animano le nostre donne, i nostri uomini, i nostri volontari da sempre, non da oggi. Piano piano, pezzettino alla volta, ci arriviamo. Noi non dimentichiamo, la questione mediterranea è centrale, come pure voi lo sapete, la questione africana, che è per noi assolutamente centrale. Oggi c'è una tregua in Siria, oggi negli ultimi giorni la tregua in Siria è stata importante, con Cameron, con la Merkel, con Hollande abbiamo visto il primo ministro turco per spingerlo a lavorare insieme nella direzione della tregua in Siria. Sarebbe un fatto fondamentale che questa tregua segnasse un ulteriore passo in avanti verso la pace, ma questo non toglie niente rispetto alla centralità della questione dell'Africa, del Nord Africa e del Mediterraneo. Con il vostro permesso andiamo. Possiamo chiedere, proprio c'è stato anche un